Ciao a tutti, sono Fabrizio Salvati della Speedy Brain, il vostro consulente e-commerce Amazon. Allora mi raccomando ragazzi, iscrivetevi subito a questo canale importantissimo e soprattutto non siate pigri, cliccate sulla campanellina perché così vi arriveranno le notifiche su tutti i nuovi video che usciranno. E dato i video che faccio sono veramente esclusivi e contengono dei contenuti gratuiti, incredibili, vi consiglio di cliccare sulla campanellina ed abbonarvi. Vi ricordo che per qualsiasi consulenza qui vi lascio il mio indirizzo email info@speedybrain.it e anche il mio contatto WhatsApp. Ovviamente vi rispondo sempre, solo io che faccio tutto direttamente, non delego nessuno, sono io che faccio il consulente, quindi potete contattarmi, avrete la sicurezza che vi rispondo io dall'Italia, ok? Allora, PPC, ok? Parliamo un attimo di PPC perché in consulenza mi sono capitate parecchie persone che vogliono ottimizzare le PPC, però si scordano una cosa importantissima. Una PPC per essere ottimizzata al meglio deve avere già, diciamo, come base un'ottima potenzialità di conversione, ok? Che cosa vuol dire? Vuol dire che io già devo poter verificare che la mia inserzione converte, quindi è ben ottimizzata a livello SEO, ma soprattutto le foto e tutto il resto, il prezzo, siano coerenti e portino almeno a un click rate, a un conversion rate tra il 15 in su, ok? Meglio se dal 20 in su. Perché se questo non va, ragazzi, significa che c'è qualcosa che non funziona nella vostra inserzione e questo inevitabilmente poi comporta a lavorare male anche la PPC, perché magari avrete tanti click sulle keyword che sono quelle giuste, però che succede? Succede che praticamente la gente clicca e poi la PPC non converte. Quindi io vi ho già fatto vedere un video sui report aziendali che dovete andarvi a vedere. E vi faccio vedere qui adesso quello che dovete assolutamente attenzionare. Allora, come vedete ci sono queste colonne nei report aziendali. Sessioni sono praticamente quante singole persone vanno a visitare, diciamo, il vostro prodotto, ok? È importante, ragazzi, questo numero, così come la percentuale di sessione. Più sono alti questi numeri, e più significa che ci sono persone che visitano la vostra pagina. Ma quello che dobbiamo assolutamente andare a vedere è il conversion rate, che è rappresentato dalla percentuale di sessione unitaria. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che su 633 persone singole che visitano la mia pagina, io ho convertito 160, cioè 160 persone che hanno cliccato 633 volte, sessioni, ripeto, unitarie, perché per esempio nelle visualizzazioni di pagina ci sono anche le stesse persone che hanno girato sulla stessa pagina. Invece queste sono proprio i click che hanno portato a un conversion rate del 25,28% che corrisponde a 160 unità. Infatti io ho già fatto il calcolo, se faccio più 633 per 25 diviso 100, come vedete sono 158. Beh, non l'ho fatto preciso, ragazzi, però eccolo qua, ok? 25,28%. Quindi questa percentuale che vedete qua, per essere buona, per avere un ottimo effetto anche sulle PPC, deve essere possibilmente superiore al 20%. 15% è proprio il minimo sindacale. Se state sotto il 15 significa che c'è qualcosa che non va. Come vedete qui per questo mio cliente sono tutte molto molto alte perché abbiamo ottimizzato, ormai sono mesi che funziona. Anche se le sessioni sono bassine perché abbiamo diminuito le PPC, però i conversion rate sono altissimi perché abbiamo fidelizzato i clienti. Vedete, addirittura su questo prodotto, su 254 click ne converto 131. Qui addirittura guardate, su 214 157, quindi abbiamo un 73% di conversione, che è un qualcosa di veramente esagerato e fantastico. Perché? Perché qui siamo in un settore degli acquisti costanti, ok? Quindi il cliente mi riviene, mi riviene, mi riviene ancora. Quindi l'abbiamo fidelizzato. Quindi ragazzi, quando pensate alla PPC, non pensate alla PPC come un qualcosa di slegato a tutto il resto. Se
Se non funziona bene già l'ottimizzazione SEO del prodotto, se le persone non visitano sufficientemente il vostro prodotto e soprattutto se già il conversion rate è basso, anche le PPC, ragazzi, non potranno funzionare. Per quanto è ottimizzata bene la PPC, avrete un ACoS molto molto elevato. Invece, perché l'ACoS poi si basa sul conversion rate della PPC. Quindi è importantissimo partire dall'inizio. Quando dobbiamo fare una consulenza per ottimizzare la PPC, dobbiamo prima ottimizzare il listing del prodotto e vedere se ha un conversion rate già di suo buono, perché se è scarso il conversion rate sarà scarsa anche la PPC. Spero di essermi spiegato, però è fondamentale, per questo che io ho degli ACoS bassissimi e raggiungo veramente dei risultati straordinari sulle PPC, perché io ottimizzo dall'inizio. Non è solo una questione di keyword, ragazzi, la PPC, ok? Quindi mi raccomando, ok? Ragazzi, se avete bisogno di consulenze, contattatemi, vi vendo il mio pacchetto di consulenze, vi comprate 2-3 ore, ottimizziamo tutti i vostri prodotti, io penso in 3 ore, poi dipende ovviamente da quanti prodotti avete, ci facciamo tutta l'ottimizzazione, controlliamo i report, ottimizziamo le PPC. Praticamente la consulenza vi si paga, ci guadagnate, ok? Perché quello che spendete la consulenza vi rientra nei risparmi sulle PPC e nelle vendite che riuscite a generare. Quindi contattatemi con fiducia, info@speedybrain.it o via WhatsApp, vi rispondo sempre, solo, esclusivamente io dall'Italia. Ragazzi, io non prendo più di tante consulenze, quindi se non ce la faccio ve la rifiuto. E quindi contattatemi con fiducia. Ciao a tutti ragazzi.